Buonasera amici dei Senza Giacca, la pancia del tifoso udinese, direttamente dal cimitero dei Rizzi, perché oggi è stato un vero e proprio mortuorio, una cosa indegna. Direi che la famiglia Pozzo può pensare al cambio di allenatore, perché a questo punto così non va, e così proprio non va. L'unica nota positiva che ha segnato Tovin, il mio preferito, ma per il resto non ci siamo. Saluto Checco, l'amico di Lecce che fa parte del gruppo dei Senza Giacca, gli faccio i complimenti perché comunque il Lecce ha giocato decisamente meglio. In teoria l'anno scorso abbiamo ceduto volontariamente 3 punti a loro. Speravamo oggi di fare 3 punti facili anche noi. Niente da fare, niente da fare, niente da fare. Non ci siamo, ragazzi, le cose così non vanno. E se non vanno è un casino. Qua è brutta, la faccenda si complica. 6 punti in classifica. Prossime 2 trasferte delicatissime. Monza e Milan. Ai 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 ai. Ne vedremo delle belle. Comunque è un problema, la partita è stata un vero disastro, non ci sono altri commenti da fare, non ho parole, non ho niente da dire, non ho commenti da fare. Adesso cercherò qualcuno per fare qualche intervista, per vedere se trovo qualche spunto da qualche tifoso friulano. Intanto io vi saluto, ciao, ciao, alla prossima. Fatto Severino, tifoso dell'Udinese, in due parole questa orrenda partita vista oggi allo Stadio Friuli, Blue Energy, Dacia Arena, non sappiamo più neanche come si chiama. Il frigo con le patate è male, il formaggio freddo viene male, non viene buono purtroppo, è così. Bisogna spendere, prendere patate buone e formaggio buono. Possiamo dire arrivederci e grazie a Sottil. Ma tanto uguale, se non c'è materia neanche Sottil. Grazie Severino. Saluti, saluti. Saluti. Siamo qui con Sergio. Sergio, a caldo, 2 parole su questa incredibile. Come la definiamo? È molto semplice. Una squadra che fa 6 pareggi e non riesce a vincere ha dei limiti enormi e quindi dobbiamo accettare purtroppo il risultato. Ci sono giocatori che non fanno differenza e quindi non riusciamo a fare il risultato. Un'ultima cosa che ti chiedo, possiamo dire un arrivederci e grazie a Sottil con il punto di stasera? Quello dell'allenatore è sempre una storia, anche perché sono allenatore. Si va sempre a cercare di incolpare l'allenatore. L'allenatore fa con quello che ha. Naturalmente può, dal mio punto di vista, visto che così non si riesce a vincere, bisogna trovare una soluzione alternativa, un metodo di gioco alternativo, un uso magari differente, più appropriato dei giocatori che si ha a disposizione. Dal mio punto di vista, io vedrei subito Samardžić di punta, perché non difende molto. Come al solito, da 2 parole diventano 7 minuti. Sì, Sergio, ciao. Mi dispiace. Ciao. Ma però, come sempre, ho visto un Ebosele di quelli che piacciono. Quello che piace a te. Grazie, okay. E ciao a tutti. Mandi.